Ma chi si rivede? Vi piace il mare? A me non tantissimo, ma devo dire che è affascinante. L'oceano nasconde misteri e tanto altro che ancora oggi non sono stati scoperti del tutto. Il 95% degli oceani è un mistero e l'essere umano preferisce focalizzarsi sulle tecnologie spaziali piuttosto che su quelle sottomarine. Ma questa è un'altra storia. Oggi vedremo alcuni dei misteri più misteriosi degli oceani in tutto il mondo. Prima di cominciare, ricordatevi anche di fare un giro sul canale Telegram di Sconti Ufficiali per trovare prezzi bassissimi di qualunque cosa. Insomma, perché spendere di più in un negozio quando c'è il magico mondo di internet? Partiamo! Punto Nemo. Il più misterioso e remoto posto sul pianeta Terra, il punto dove vengono ritrovate navicelle spaziali, dove vengono registrati suoni inquietanti, dove forse poche ma spaventose creature senza nome stanno vagando ancora adesso. Ma andiamo con ordine. È chiamato anche polo dell'inaccessibilità, visto che non ci si può vivere per vari motivi. È una zona morta dell'oceano ed è la più misteriosa, come già detto. Ne esistono circa 400. La più grande si trova nel Mar Arabico nel Golfo di Oman, ma a noi per questa volta non interessa. Il punto più inaccessibile del pianeta si trova a 2700 km da qualunque isola, ma è più vicina allo spazio e a quanto pare la Stazione Spaziale Internazionale orbita intorno alla Terra al massimo a una distanza di 416 km. E per questo motivo ogni navicella che deve tornare sulla Terra e quindi diventa inutilizzabile per un altro viaggio finisce lì. Le correnti vulcaniche che si creano rendono impossibile la vita, visto che la temperatura è davvero alta, e tanti altri fattori consentono così a pochi animali come il granchio Yeti e tanti batteri di provare a nuotare in quel posto e di sopravvivere. Ma nel 1997 gli scienziati hanno per la prima volta registrato uno dei suoni più inquietanti e strani mai esistiti, il bloop. L'agenzia chiamata NOAA negli Stati Uniti, che si occupa delle ricerche sottomarine, aveva installato un microfono al largo delle coste sudamericane per avere informazioni sui vulcani subacquei. Hanno trovato invece una cosa davvero inaspettata, e che li ha lasciati senza parole. Cioè il rumore più forte mai sentito nell'oceano, tanto da essere catturato da altri microfoni subacquei, distanti quasi 5.000 km tra loro. Bob Ziak, o Zayak, responsabile del programma acustico della NOAA, ha spiegato che era impossibile che una nave o una balenottera azzurra potessero produrre un suono tale, tale da raggiungere qualunque apparecchio acustico installato da loro, per di più nello stesso momento. Molti pensavano fosse stato un movimento sottomarino di ghiacciai provenienti dalle zone fredde del pianeta, ma altri, nonostante l'iniziale riluttanza, hanno cominciato a credere più in là si potesse trattare di un mostro sottomarino dalle dimensioni disumane, qualcosa di mai visto prima d'ora. È interessante il fatto che questo suono sia stato registrato a 1500 km, dove appare il famoso mostro del libro di Lovecraft, cioè Cthulhu. Ormai è conosciuto da molti come cimitero per navicelle, però non bisogna focalizzarsi su ciò, bensì su tutto quello che potrebbe significare per l'essere umano. Si potrebbero trovare nuovi dettagli sulla storia della Terra, nuove specie come detto prima e forse addirittura nuovi tipi di materiali che si saranno formati a causa dell'ambiente che è praticamente unico nel suo genere. Penserete poi che sia immune all'essere umano visto che è così lontano, ma vi sbagliate. 2000 miseri chilometri passa non bastano a bloccare l'avanzata dell'inquinamento marino provocato dalla plastica. Secondo una ricerca condotta nel 2018 c'erano ben 27 pezzi di microplastica, cioè particelle più piccole di un millimetro di plastica, per ogni metro cubo di acqua. Se perfino qui si può fare una cosa del genere, cosa starà succedendo nelle zone più affollate? Beh, sappiate che la parte oceanica più inquinata nel mondo ha ben 100.000 pezzi di microplastica per metro cubo di acqua. Fossa di Tonga. Dopo la fossa delle Marianne, di cui ho parlato in alcuni video precedenti, la seconda depressione oceanica più profonda è la Fossa di Tonga, che si estende a nord-est delle isole Kermadec, a nord dell'isola del Nord della Nuova Zelanda, circa 10.800 metri di profondità,
quindi poca differenza dalla prima classificata che mantiene la posizione con i suoi 11.000 metri. Nel 2012 Jenan Karbush, insieme a un gruppo di circa 40 persone, aveva deciso di scendere in quel punto e scoprire il più possibile. La temperatura era di 1 grado Celsius, nonostante fossimo in giornate estive. Era come stare dentro un congelatore. Utilizzarono una bottiglia per raccogliere un campione di acqua, cercando di arrivare più in basso possibile. E una telecamera per registrare un po' di attività e fotografare qualcosa. All'inizio si pensava non ci sarebbe mai stata della vita là sotto, e invece, grazie a questa e poche altre spedizioni, si è scoperto che la zona era popolata da un po' di cetrioli di mare, meduse e ovviamente batteri, leggermente diversi dai soliti che si possono trovare in altri posti. La fossa di Tonga sfortunatamente è conosciuta specialmente per i terremoti sottomarini. Se ne verificano così tanti da modificarne spesso la morfologia. Zone coralline della Groenlandia. Sembra che prima del 2014 non esistessero barriere coralline nella Groenlandia, ma poi tutto è cambiato. Anzi, nel 2014 è stato annunciato il ritrovamento di queste barriere. Ma è nel 2012 che un gruppo di ricercatori canadesi si è imbattuto quasi per sbaglio in ciò. Sembra un nuovo mondo e pieno di biodiversità. Oltre infatti a presentare coralli introvabili da altre parti, sembra possano esserci anche esseri unici al mondo. In questo posto le poche frequenze luminose che arrivano appartengono allo spettro del blu. Gli altri colori si disperdono, un vero spettacolo. E con gli strumenti giusti in questi anni si sta cercando di capire qualcosa in più. Anomalia del Mar Baltico. Per anni abbiamo cercato segni di alieni qua e là, e questi segni sembra siano sempre stati sotto i nostri occhi, come per esempio i disegni nei campi di grano, ma non solo. Anche il ritrovamento di strani oggetti in fondo al mare hanno sconvolto il mondo più di una volta. Come questo? Non si capisce moltissimo, ma a quanto pare potrebbe davvero essere una navicella spaziale. È solo una delle ipotesi, ma in molti lo pensano. Nel giugno del 2011 un gruppo di ricercatori guidati dagli svedesi Peter Lindberg e Dennis Asberg scoprirono questa cosa sul fondale a nord del Mar Baltico, nel Golfo di Botnia. Non volevano avvicinarsi senza l'attrezzatura giusta. Così, un anno dopo essersi chiesti più volte cosa fosse e aver analizzato quelle immagini e senza mai aver trovato una risposta, ritornarono in quel posto. Questa volta per prendere un campione di materiale. La spedizione però fu all'inizio bloccata da molti problemi, come interruzione di marcia a causa di una tempesta, o il sonar utilizzato per la ricerca dell'anomalia che venne perso in mare. Alcuni del gruppo pensavano che la natura volesse impedire a qualcuno di approfondire le ricerche su quella specie di navicella, simile al Millennium Falcon. Comunque sia, con l'aiuto di un sottomarino telecomandato si riuscì a recuperare un pezzettino. La cosa durò per ben 2 ore di immersione. Le acque erano molto gelide, visto che si arrivava ai 6 gradi. O giù di lì senza problemi, ma la cosa strana è che vicino a quell'oggetto era addirittura -1. Tutti gli strumenti di comunicazione per di più subivano interferenze inaspettate, proprio un mistero. Una volta analizzato quel pezzo di non si sa cosa, si scoprì che il materiale non era del tutto di questo pianeta. Alcuni erano sconosciuti. Ovviamente questo può essere perché i fondali marini sono praticamente del tutto inesplorati e, come detto prima, si possono trovare pure nuovi materiali senza problemi. Ma alcuni non erano d'accordo con questa ipotesi. Ad oggi non si sa più niente per via delle critiche che sono state sollevate. Le foto scattate erano in bassa definizione e molti credevano fossero dei fotomontaggi e che quindi il posto fosse soltanto un cumulo di rocce a caso. I ragazzi della spedizione non ricevettero più fondi e piano piano il mondo si è dimenticato della storia per sempre. Chissà, forse con altri soldi e un'attrezzatura più avanzata si poteva risalire alle origini di quella strana formazione. Disegni sott'acqua. No, tranquilli, non è che qualcuno vada sott'acqua a fare disegni o castelli di sabbia invece di farli in spiaggia. Questo è un altro mistero che ha trovato una spiegazione, è vero, ma ancora in tanti non sono del tutto convinti. Durante un'immersione nelle acque di Amami Oshima, Yoji Okata, esperto sommozzatore e fotografo subacqueo, si è imbattuto in bizzarre formazioni circolari, disegnate sul fondale sabbioso, a circa 25 metri di profondità dalla superficie. Un po' come i cerchi nel grano di cui vi parlavo prima. Hanno una grandezza di circa 60-70 cm massimo. E sono disposti talmente bene da sembrare quasi un'opera umana. Di solito si possono trovare anche altre decorazioni intorno, tipo pietre particolari. Il sommozzatore quindi aveva deciso di lasciare una telecamera e capire cosa fosse davvero successo.
scoprendo che l'artista era un pesce palla, che con l'aiuto di una sola delle sue pinne lavorava notte e giorno per creare queste strutture circolari. Non solo, questi pesci sono stati osservati mentre spaccavano alcune conchiglie con il loro becco per ottenere piccoli frammenti da utilizzare come decorazione dei disegni. Alcuni ritengono sia una specie di rito di accoppiamento in cui mostrano alle femmine della specie le loro capacità. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.